Non amante patine, ma queste me le mangerei. C'hanno il buco. Lo fa. Uno arza, non mi aspettavo proprio che s'aprisse in questa maniera qui, mi ha fatto quasi paura. Boia, proprio male, 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 male. Asia, un continente super interessante, un misto di culture veramente, veramente particolari e un sacco di cibo buono e anche tantissimo cibo molto strano. Ci vorrei andare, mai stato in Asia, veramente uno dei posti, c'ho un sacco di stati in mente, diciamo uno dei continenti dove proprio, proprio vorrei andare. Comunque, non è oggi il momento, non è il giorno giusto. Per adesso siamo andati all'Asia Market, quindi snack un po' da tutte le parti. Abbiamo preso roba coreana, giapponese, e Filippine, Taiwan, un po' tutti i posti che ci sono apparsi, che avevano gli snack, perché poi in realtà c'era un po' di tutto, però snack c'erano bene o male questi. Sono curioso? Un sacco. Saranno buoni? Spero proprio di sì. A regola non ho preso nulla di terribile. Partiamo con delle patatine giapponesi, le prime teriyaki che hanno qua in fondo degli yakitori, quindi devono essere pure buone. Seconde, wasabi nori, quindi wasabi con alga nori. Devo dire, tutte le robe con l'alga in genere non l'apprezzo, non sono un amante, però sai, nelle patatine magari proprio c'è un sentore. Comunque, partiamo dallo yakitori, che palesemente saranno più buone, almeno per gusto personale. Appena aperte, odore abbastanza neutro, nulla di speciale. Comunque non sanno di teriyaki, non esce odore di barbecue affumicato, niente, proprio neutro. Patatine, a vederle, comunque sono carine, belle fatte bene, sembrano di un buon colore, vedo un tot di sale sopra. E non so, non sono un grande amante delle patatine, però dai, su queste sono fiducioso. Boia, queste sono buone. Non amante delle patatine, ma queste me le mangerei. Queste me le mangerei senza problemi. Mi sa che il buono di queste patatine è tutto in questo. Quell'altro è proprio, c'ho paura. Salate al giusto, belle croccanti, sapore molto leggero che dà proprio una piccola nota di salsa teriyaki, comunque che non stona. Devo dire che sono molto buone. Queste li do come minimo un bel 7. Seconde patatine, che sono quelle con wasabi e alga nori, ho le aspettative bassissime, devo essere onesto. Poi si vede tutto sto verde sulle patatine. Che in realtà penso sia alga, non credo sia wasabi, però magari mi sbaglio, non è che ne sono sicuro. Devo dire che sia alga che wasabi non apprezzo nessun dei due, quindi quel che è probabilmente non mi piace. L'alga non si sente quasi per niente, è comunque molto croccante, bella salata come quella precedente. Magari come marchio di patatine sono effettivamente generalmente buone, però troppo wasabi, devo dire piccante, piccante abbastanza forte e non è che mi piacciono. Queste una busta intera non me le mangerei. Dai, un 6, un 6ino, magari un 6 meno glielo do, perché comunque sono delle buone patatine, non è il gusto che fa per me. Seconde patatine, gli opocchi snack. Sono una al formaggio, un filo piccante e una super piccante. Patatine coreane e queste le preferite del cameraman, quindi mi devo affrettare a mangiarle. Appena toccano il tavolo, sparite. Andiamo all'apertura. Boh, sono rosse anche quelle non estremamente piccanti. Quindi queste video devono essere tipo viola. Che flop.
sanno lo stesso. Basta pigiarci il dito. Sono più rosse. Non mi aspettavo così proprio rosse. Mi aspettavo proprio fuoco. E invece alla fine sono quasi uguali. Partiamo con quelle meno piccanti. Probabilmente ci si rovina la bocca. Non sa più niente di niente. Gli opocchi, cheese e mild spicy. Quindi cheese, formaggio e un pochino piccanti. Vediamo. Queste sono proprio buone. Sono già piccanti di suo, E queste hanno un peperoncino. Quelle che proveremo dopo ce ne hanno tre. Quindi un filo le prossime mettono paura. Però queste formaggio, buon sapore, molto molto croccanti. Sembrano a livello di consistenza un po' tipo le Freaky Fries, come si chiamavano. Quelle che volendo ci soffiavi dentro. Infatti c'hanno il buco. Fa oppure aspira, però non so se ha un senso. Le mangiamo comunque. Devo dare ragione al cameraman per ora. Queste non so, devo dargli un voto altissimo perché sono veramente buone. Almeno un 8 o più. Queste fossero anche in Italia, me le comprerei lo stesso. Sono veramente, veramente buone. Solite patatine senza formaggio, ma triplo piccante, non so, secondo me buone come quelle non saranno, però se non so piccante che ti rovina la bocca, proprio fuoco, a quel punto sono buone anche queste. Sono molto simili, si sente effettivamente che gli manca il formaggio, e come piccante non è molto peggio, anzi, finché non le butti giù, sono uguali. Poi quando la butti giù senti un po' di retrogusto più piccantino. Buone anche queste. Ora magari le metto un gradino sotto, non gli do un bel 8 pieno, gli do un 8 meno. Anche queste veramente da comprare. Dopo tutte ste patatine, che fai? Non bevi? E abbiamo un fuoco, bibita che scotta. Al mangostin, che non so minimamente che frutto sia, anche a vederlo nell'immagine ne rimango totalmente all'oscuro. Se sapete cos'è il mangostin, scrivetecelo nei commenti. Allora, sta lattina è fatta veramente strana, è difficilissima da aprire. Boia, dura a serpentata. Ecco, il colore non sembra bello a vederlo da dentro, però versiamo. Boia. Proprio male, non lo so, è tipo un concentrato di zucchero. Poi a vederla così potrebbe essere tipo acqua o 6 kg di zucchero, non niente più niente di meno. Ma finire che il mangostin è un frutto inventato e non esiste, è giusto per giustificarlo il zucchero. È strano forte, una consistenza proprio, è proprio denso, che lascia proprio tutti i segni sul bicchiere. E non so, sa quasi un po' di medicina. Vabbè dai, non è cattivo. Diciamo una medicina buona. Magari era da bere freddo, comunque bello, bello rinfrescante, abbastanza dolce. Un sapore che non lo so, non riesco a descrivere, proprio fuori dalle mie papille gustative. Qualcosa che non ho mai assaggiato. Come voto li do un 6ino. Un 6ino proprio preso al volo che proprio ti salva. Perché non è buono che dici, boia, fammelo andare bene che voglio il mangostin. Non è nemmeno cattivo. Ci sta, dai. Rimanendo in tema lattine e Thailandia, perché non l'ho detto ma quella bibita era thailandese, abbiamo qua peanuts al cocco, ma soprattutto fun in every bite. Divertimento, tutti i morsi. Cosa le renderà divertenti? Non lo so. E devo dire che sono curioso. Una lattina, non capisco il senso. La lattina potevano fare delle confezioni normali. Però noi andiamo. Tappo prima di plastica. Che oltretutto c'è un ragazzino dentro. Un ragazzo con gli occhiali. Ko Kai. Ko Kai è scritto. Ah,
cocca è questo ragazzino qui, guarda, tutti brandizzati. Poi sopra c'è scritto 1 arza, 2 tira lentamente. Vai, tira lentamente, vediamo. 1 arza, non mi aspettavo proprio che s'aprisse in questa maniera qui, mi ha fatto quasi paura. 2 tira lentamente. Sì, non tira lentamente perché tira via proprio come se nulla fosse. Comunque, dentro sembrano a metà fra dei sassi e dei ceci. Però dai, alla fine so peanuts, so noccioline. Queste noccioline al cocco non capisco come facciano ad essere cocco. Però dai, noccioline, bene o male, sono sempre buone. Proviamo a assaggiarle. Divertenti ogni morso! Non è vero. Palesemente te lo scrivono per qualcuno che lo legge e dice boh, prendiamolo, cosa vorrà dire? Non vuol dire niente. Proprio strategia di marketing. Sono noccioline. Noccioline tipo... Come si chiama? Tipo mais fritto. Il mais fritto, ci avete presente? Una roba del genere, ma con le noccioline. Quindi fuori un po' più croccante, dentro nocciolina. Buone. Cocco non so dove l'abbiano messo perché non si sente proprio minimamente. Dai, questo è un barattolino, dici così, mangia, 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 te lo finisci super facile. E dai, alla fine sono buone. Queste li do anche un bel 7. Questo me le mangerei anche così, per merenda. Ultimo snack, palline di riso soffiato al chili. Provenienza Taiwan. Una cosa che mi incuriosisce, devo dire, è questo bambino. Questo bambino era in un sacco di confezioni, un sacco di scatole e non so minimamente chi sia, cosa voglia dire, perché. Se lo sapete, scrivetelo nei commenti. Ah, sono molto più piccoli di quello che mi aspettavo, però alla fine riso soffiato ci sta che non è gigantesco. Non è che mi dovevo sorprendere. A occhio sono molto carini, sembrano fritti. Devo dire che hanno un odore un po' strano. L'odore aperta la busta non è che è dei migliori. Però l'odore non è sempre uguale al sapore. Andiamo all'assaggio. Il sapore è abbastanza neutro, non è molto forte. Comunque riso soffiato, beh, sappiamo tutti com'è. Non è nulla di particolare, molto blando. Qui con l'aggiunta di un filo di piccantino dato dal chili. Quindi è una cosa che una tira l'altra. Te le mangeresti un po' così a diritto, capito? Sono molto buone, non troppo saporite, ma comunque apprezzabili. Come voto, per il fatto che ne mangeresti veramente in continuo, secondo me un bel 7 più se lo piglia. È arrivato il momento di passare al dolce. Quindi rimaniamo su Taiwan con una torta all'ananas. Torta all'ananas di Yuki and Love. Quindi Yuki e amore. Torta all'ananas molto tipica di Taiwan. Devo dire che in questi anni c'è stato ben due situazioni dove clienti taiwanesi al lavoro mi regalassero delle torte all'ananas. Non so se è stata una coincidenza, non so se è così tanto tipica, però a livello di esperienza personale mi hanno convinto, perché due taiwanesi mi dovevano dar roba e mi hanno dato la stessa. Entrambi dicendo tipico del mio paese, questa è buona. Quindi vediamo se è meglio di quelle che ho già provato. Una cosa che mi ha veramente sorpreso è che sono impacchettate tutte insieme. Questo genere di roba io la trovo sempre in monoporzioni, quindi ho un monte di plastica superflua, che sappiamo in Asia non si pongono il problema dell'uso eccessivo della plastica, proprio plastica da tutte le parti. Comunque, a vederli sembrano molto morbidi, molto burrosi e assaggiamoli, potremmo dirne sicuramente di più. Sono molto morbidi,
ma soprattutto stopposi. Cioè, l'ananas dentro sembra più naturale di quel che mi aspettavo, ma devo dire, non so buoni. Anzi, non ho spoilerato niente, ma tutti quelli che avevo già mangiato non era buono nemmeno uno. E questo ha mantenuto il solito livello. Buono non è. È ultra stopposo, poco dolce devo dire, mi aspettavo più dolce, sa molto d'ananas. Torta taiwanese, non ti do più di un 5,5, al 6 non ci arrivi. Secondo dolce, ci muoviamo sulle Filippine, mango essiccato con sopra il cioccolato. Cioccolato molto nero a vederlo dalla busta, quindi non lo so, mi sembra un po' strano. Apriamo e vediamo. Ovviamente, confezione di plastica, non ci si fa scappare niente. Si apre e via. Cosa pensi? Sono dentro sfusi? No, dentro un altro contenitore di plastica. Allora, mango, sembra mango secco, essiccato, effettivamente ha senso. C'è un bel po' di cioccolato sopra. Sembra fondente, però sulla scatola c'è scritto cioccolato al latte, quindi sarà al latte, ci si fida. Perché scrivono. Proviamolo. Non è proprio la tipologia di sapori che fa per me, però in realtà è molto buono. Mango, bello dolcino, abbastanza morbido, anche se secco, non duro. E il cioccolato gli dà proprio quella marcia in più. Questo, boia, questo me lo mangerei senza problemi. Addirittura gli sparerei un 7,5. Cioè, questi sono proprio. Sono buoni. Avessero riaperti tutti di cioccolato, perché sta parte solo mango, non lo so, eh. C'ho un po' paura. Perché senza cioccolato di spinga, mango. Nulla di più, nulla di meno. Ci sta. Andiamo avanti con i biscotti Baby Koala ripieni di cioccolato. Che direte, come fai a chiamarli Baby Koala? Dalle immagini? No, perché se lo giri, magicamente. È in inglese Baby Koala Chocolate Flavor Filled Biscuits. Quindi sappiamo. In più, descrizione degli ingredienti in tutte le lingue: inglese, olandese, francese, tedesco, spagnolo, italiano. Proprio biscotti da vendere all'estero, se hai capito. Sono curioso? Ovviamente sì, metti dei koala biscotti, chiaro che li voglio mangiare. Poi con dentro il cioccolato saranno pure buoni di sicuro. Difficili da aprire, c'è cioè da di, non penso di farcela. Eccoci qua. Vedi? Come ci potevamo aspettare, scatola di cartone, non usano la plastica, invece sono divisi in due buste fatte di plastica a sua volta. Sarà dentro un mega koala a questo punto o saranno tanti piccoli biscotti? Non lo so. Secondo me sono tanti piccoli biscotti. Un mega koala non me l'aspetto. E infatti, guarda, sono pure proprio bellini questi. Sembrano un po' croccantini per i cani, eh? Non sembrano molto da mangiare le persone. Però belli. C'è il koala che non sembra proprio un koala, che fa cose diverse. Qui sta in piedi, andiamo avanti con un koala che corre, un koala che palesemente è un cane, un altro koala che sta in piedi e un koala seduto, che non capisco cosa faccia. Comunque ce li mangiamo. Pazziale! Questo biscotto morbidissimo, proprio lo mordi e quasi sparisce. Cioccolato al latte dentro, bello morbido ma anche molto saporito. Questi, meno male, te li dividono in due buste, perché se no li apri, li hai finiti. Almeno si dice apri una busta, finisci quella e ce n'è un'altra. Ci hanno pensato. Un bel voto li darei. Questi li metto al livello degli yopocchi. Sì, 8. Questi proprio buoni. Per smorzare anche tutto sto dolce, continuiamo con un'altra bevanda che scotta. Fuoco, stavolta al Thai tè thailandese, che sapete come fanno il tè in Thailandia? Col fuoco. È caldo, noi stavolta berremo il tè freddo. Sappiamo
che questo s'apre difficilmente e fa un monte. È veramente brutto da vedere dentro. Ora versiamo nel bicchiere, ma cioè, capite voi cosa sembra? Io non lo dirò. Cioè, non lo scrivete nemmeno nei commenti perché non so se YouTube approva. L'odore è tipo tè, latte e terra. Sì, è proprio l'odore che mi aspetto. Andiamo all'assaggio. Mentre lo bevevo, ho visto tanti piccoli pezzi arancioni dentro il liquido che si possono vedere anche da rimasugli sul bicchiere. Non so minimamente cosa possa essere. Comunque, se devo capire cosa c'è dentro, tè, sicuramente, latte, sicuramente, e secondo me del caramello anche, che è comunque molto molto dolce. Preferivo la bevanda di prima, molto meglio. Questa gli do un 5. Questa non mi piace. Non so, anche un bevitore di latte in generale, e questa buona parte è latte. Quindi non approvata. Pensavamo di aver finito i dolci taiwanesi. E invece, puff alla fragola. Li fanno dal 1934, quindi un monte di tempo. E c'è da dire che per ora dolci taiwanesi non mi sono mai piaciuti davvero. Però ho delle grandi aspettative su questi. Comunque, dalle immagini sembrano veramente buoni. Mi danno un'idea di morbidi e fragolosi, diciamo. Sarà così? Apriamoli. Sembrano dei mini bignè alla fragola. Pasta choux e fragola dentro, che non sappiamo in che modo la fragola dentro. Però, ecco, come non detto, non è assolutamente la pasta dei bignè. È dura, sembra quasi una patatina. Quindi assaggiamo, non so più che pensare. Sono secchi, molto secchi, la fragola dentro comunque molto morbida, proprio si sfa in bocca, però a livello di sapore non so nulla di speciale. Il fuori croccantino, che comunque ha un senso, il dentro non mi piace. Devo dire che sono stato deluso da Taiwan un'altra volta. Dai, non so, cattivissimi, comunque nemmeno buoni. Diciamo, toh, gli do un 6 meno. Comunque apprezzo l'impegno, perché questi sarebbero potuti essere buoni. Sarebbero potuti essere buoni davvero. Purtroppo un 6 pieno non se lo pigliano. Chiudiamo col dolce su cui pongo le maggiori aspettative di questo video. Dolce della Malesia, che è Lava Bites. Praticamente un biscotto col cioccolato fuso dentro. Cioccolato, sì. Cioccolato proveniente dal Ghana, non è cioccolato asiatico, però sono biscotti asiatici che importano semplicemente il cioccolato. Non è che è DOP Malesia, potranno importare prodotti, chi lo vieta. Comunque, 20 secondi nel microonde ti dicono 600 watt per far sì che il cioccolato dentro si sciolga. Magari cioccolato della Malesia ce lo devi mettere un'ora e mezza nel microonde, e hanno detto bisogna prenderlo dal Ghana. Magari hanno fatto bene. Facciamo una volata al microonde e torniamo qui con i biscotti col cioccolato fuso. Eccoci qui, in ritorno dal forno al microonde, dove lo proveremo, ma già vi dico che lo proverò anche senza metterlo in forno, perché sono pacchettati a uno e il cameraman, nel tempo che scaldavo, se l'è già mangiato normale e ha detto che è molto buono. Proviamo. Il fuori molto croccante, non è stato rovinato dal forno al microonde, anche se erano proprio 20 secondi. Il dentro, short, sì, però a malapena c'è il dentro. Quindi, vabbè, buono, nulla di speciale. Era letteralmente messo per ultimo perché c'avevo grandi aspettative. Invece, boh, nulla di speciale. Buono. Degna di nota anche la confezione singola. Numero 1, best seller. Quindi, cioccolati più venduti del mondo. Del mondo, non è vero. Però loro dicono che vengono di brutto. Vediamo se è così naturale. È buono. Poi impacchettati singoli non ha senso. Però sai, magari te li mangi così, che, cioè, perché li dovrei mettere nel microonde e perdere tempo? Io li voglio mangiare e basta.
è letteralmente identico. Non è cambiato assolutamente niente. Il poco dentro che c'è è già sciolto senza microonde. Quindi ti danno testi tips per cosa. Però, vabbè, dai. Gli do comunque un bel 6,5. Buono, nulla di speciale. C'è di meglio. Quindi, in conclusione, gli snack asiatici sono buoni. Se hai trovato della roba buona, non dirò di no. Però di roba buonissima se hai trovato giusto due robe. Poi il resto o molto blando o comunque nulla di speciale. Non si è trovato roba proprio cattiva, Forse niente. L'unica cosa che ora mi è rimasta impressa con un po' più un saporaccio, forse è la seconda bibita, il tè thailandese. Quello proprio no, brutto ricordo. Se siete arrivati fin qua, lasciate un bel mi piace, lasciate un bel commento, fateci sapere se avete degli snack asiatici preferiti oppure se avete provato gli opocchi, che è patatina del secolo. E che dire, seguiteci su Instagram se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi, cosa più importante, e ci vediamo al prossimo video.